industriali reggiani a confronto sul futuro dell'economia. Ha consegnato il premio Meccatronica e ha rivolto l'invito a continuare a scommettere sul futuro Luca Cordero di Montezemolo, arrivato oggi al Valli guidando la nuova Ferrari. Dopo il caos trasporti pubblici per l'inizio della scuola, a Luzzare i pendolari hanno incontrato i sindaci della Bassa per manifestare tutta la loro rabbia sulle condizioni delle ferrovie. Un gruppo di povigliesi ha denunciato alla procura un promotore finanziario di 46 anni che avrebbe fatto sparire tutti i loro risparmi. Si parla di 1,5 milioni di euro. Lui si difende, gli investimenti sono andati male. Parmigiano Reggiano e Lambrusco nella cura dei cardiopatici. Importanti scoperte scientifiche nella cura del cuore. Se ne parlerà in un convegno nazionale organizzato dal Centro Cuore e Salute a Reggio dal 22 al 24 settembre. È arrivata terza a Montecatini per il concorso di Miss Italia. Sara Baderna, eletta Miss Emilia Reggio. Emozione e soddisfazione per il voto dei reggiani che l'hanno eletta. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Teletricolore. Apriamo questa edizione con l'economia. Reggio, terra di innovazione e tecnologia, e dunque da qui deve ripartire l'economia. Così il presidente della Ferrari Montezemolo, oggi al Valli per un incontro organizzato dagli industriali, ha consegnato il premio Meccatronica ed è arrivato a bordo della nuovissima Ferrari. Appunto, ha parlato ai microfoni di Isabella Trovato sulla situazione economica. Lo sentiamo. Io sono molto contento perché qui si respira una bell'aria, si respira un'aria di innovazione, di tecnologia, di export, di, in una parola, di una delle tante belle eccellenze italiane. A me piace essere qui anche perché questa meccatronica con le sue tecnologie sarà fondamentale per un miglioramento della qualità della vita, e sono felice di parlare di futuro e parlare appunto di export, di tecnologia, di innovazione, di eccellenze italiane, temi ahimè lontani dal dibattito politico di oggi. Queste dunque le parole di Montezemolo, dedicheremo nelle prossime edizioni approfondimenti alla sua visita. Intanto invece parliamo di incidenti della strada, della cronaca della strada. C'è stato un grave incidente poco prima di mezzogiorno a Castelnuovo Monti, in via Prampolini. Una Mercedes condotta da una donna di 82 anni del paese, nell'affrontare una curva è andata a schiantarsi contro lo spigolo di un'abitazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso, i vigili del fuoco per estrarre la donna che era rimasta incastrata. È stata poi portata al Maggiore di Parma e resta in prognosi riservata. Altro incidente, sempre in montagna, a Montalto di Vezzano, questa mattina poco prima delle 8, in via Lolli. Due auto si sono scontrate in un frontale, tre i feriti, tra cui una ragazzina, ma nessuno fortunatamente è in gravi condizioni. Parliamo ancora di caos trasporti. Non bastavano quelli che sono andati in scena con l'apertura delle scuole, adesso ci sono anche quelli delle ferrovie a lamentarsi, soprattutto i pendolari della Bassa che hanno incontrato i sindaci perché vogliono la sistemazione delle linee, in particolare quella Parma-Suzzara. Sentiamo Antonio Lecci. Un confronto tra le istituzioni locali e il comitato dei pendolari della linea ferroviaria Suzzara-Guastalla-Parma ieri sera in municipio a Luzzara, in vista di un incontro con le amministrazioni comunali che è stato fissato per la prossima settimana con i dirigenti delle ferrovie Emilia-Romagna. Oggetto della discussione sono ovviamente i ritardi e i disagi che si registrano un po' troppo frequentemente sulla linea ferroviaria della Bassa. Basti pensare che ci sono corse che per le poche decine di chilometri da percorrere, dalla partenza alla stazione capolinea, impiegano anche 20-30 minuti in più rispetto al previsto. Una situazione grave per chi, come studenti e lavoratori, deve arrivare in orario destinazione, a scuola o sul posto di lavoro. I rappresentanti del comitato In Treno per Parma hanno incontrato i sindaci di Luzzara, Guastalla e Gualtieri, a loro volta rappresentanti di tutti i sindaci della zona, che nei giorni scorsi avevano pubblicamente invitato i dirigenti FER a prendere dei provvedimenti per far fronte ai continui disagi lamentati dall'utenza. La FER già nei mesi scorsi ha preso degli impegni precisi in modo pubblico, impegni che a quanto pare risultano almeno in parte disattesi. I sindaci sono apparsi più determinati a farsi sentire nelle sedi opportune, a partire proprio dal prossimo imminente incontro con i dirigenti della società ferroviaria dell'Emilia-Romagna. Si vuole evitare che dopo molti anni l'utenza possa disaffezionarsi al servizio del trasporto pubblico, che invece deve essere ulteriormente valorizzato.
Restiamo in provincia, restiamo nella bassa, andiamo a Poviglio. Sono una decina, ma potrebbero essere molto presto di più i povigliesi che hanno presentato denuncia dopo essersi accorti di non avere più notizia dei loro risparmi affidati a un intermediario finanziario. Paolo Scaffardi, 46 anni, attivo nella zona di Poviglio, è stato iscritto nel registro degli indagati e la Fineco Bank del gruppo Unicredit ha troncato ogni rapporto con lui. Tra le ipotesi di reato, la truffa, l'appropriazione indebita, il furto aggravato, gli ammanchi sarebbero di circa 1,5 milioni di euro. Scaffardi avrebbe fatto operazioni mai autorizzate con patrimonio dei risparmiatori. Secondo l'operatore finanziario e il suo legale, invece, nessuna appropriazione indebita, ma semplici operazioni ad alto rischio andate male e la risoluzione del contratto della Fineco Bank impedirebbe adesso una collaborazione per definire le varie posizioni. Sulla vicenda adesso ci sono le indagini della Procura. È morto all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio a 75 anni il professor Antonio Bergianti. Era stato ricoverato per l'aggravarsi di una malattia che era stata scoperta a giugno. Insegnante di lettere, da sempre impegnato nel mondo della cultura, del volontariato, del mondo scolastico e politico, era stato anche dirigente della Democrazia Cristiana e giornalista. Lascia la moglie Anna Maria, i figli Alberto e Lucia, i funerali domani alle 15 nella chiesa di Vezzano, sarà poi tumulato nel cimitero locale. Le proprietà del Lambrusco, ma anche quelle del Parmigiano Reggiano, nella dieta dei cardiopatici, così come l'esercizio fisico gratuito e prescritto dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono alcune delle proposte di cui discuteranno medici ed esperti durante la 3 giorni di congresso nazionale dal titolo Nel cuore della prevenzione al Centro Malaguzzi dal 22 al 24 di settembre. Organizzarlo la Società Italiana di Cardiologia dello Sport e il Centro Cuore e Salute di Reggio. Noi abbiamo sentito per alcune anticipazioni su questo interessante congresso il vicepresidente del Centro Cuore e Salute, il dottor Umberto Guiducci. Sentiamo. Si spazia dalle problematiche dell'idoneità sportiva che sono sempre di grande attualità, malattie nascoste, malattie misconosciute, malattie nuove e voglia della cittadinanza di fare attività sportiva, ha delle cose molto ancora più interessanti che sono rappresentate dal fatto che l'attività fisica ormai è diventata una medicina, è diventato un farmaco. Per cui anche il Servizio Sanitario Nazionale, e qui saranno presenti i rappresentanti della regione, esperti, medici, per vedere se l'attività fisica può essere somministrata anche a quei cittadini che non devono pagare per andare in palestra, quei cardiopatici che nell'attività fisica hanno una vera e propria medicina, un vero e proprio faro. Questa è una sessione molto importante. Altrettanto importante è un argomento che collega l'attività fisica alla dieta. E qui entrano in campo alcuni dei nostri prodotti tipici, come il formaggio grana e il lambrusco. C'è anche la cooperativa di ristorazione, la CIR, che con i loro esperti tireranno fuori delle novità interessanti, soprattutto per il formaggio grana, che ha delle proteine casearie che sono utili nel recupero dello sportivo ma anche del cardiopatico. Sono interessanti anche alcune osservazioni scientifiche di grande importanza riscoperte nel vino, scoperte nel vino e valorizzate nel lambrusco. Parliamo ancora del caso GFE che è lontano dall'essere risolto, ci sono ancora tensioni su questa vertenza, domani infatti in tribunale è prevista l'ennesima udienza per la causa legale intentata contro l'azienda dai 185 facchini rappresentati dalla CGIL. Oggi l'accordo firmato in regione a luglio, a seguito del quale gli ex soci lavoratori del gruppo Facchini Emiliano si ritirarono dal presidio davanti alla provincia, non ha ancora trovato attuazione. Il documento firmato dalle centrali COP si impegnavano alla collocazione dei facchini, prevedeva l'assunzione dei primi 80, ma oggi solo uno ha trovato effettivamente lavoro. Siamo la città e la provincia delle biciclette, almeno secondo gli ultimi dati, è davvero record di accessi alla città storica. Pensate che è stato rilevato dal monitoraggio svolto dal Comune di Reggio e Tutti in Bici nell'ambito della settimana europea della mobilità. Dalle 7.30 alle 11.30 di oggi hanno raggiunto e oltrepassato i 12 accessi al centro, 6.955 ciclisti in sella alla due ruote.
mese e lo scorso anno i passaggi erano stati 6.200, dunque un aumento. La bicicletta si conferma, spiegano allora i rilevatori, mezzo di trasporto molto apprezzato dai reggiani che ogni giorno per lavoro studio scelgono l'ecologia e la salute per rinunciare all'auto e servendosi degli oltre 155 km di piste che fanno di Reggio la città con più piste ciclabili in Italia. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco ancora insieme. Adesso, come sempre, rivediamo, prima di continuare con le notizie, i titoli. Gli industriali reggiani a confronto sul futuro dell'economia. Ha consegnato il premio Mecatronica e ha rivolto l'invito a continuare a scommettere sul futuro Luca Cordero di Montezemolo, arrivato oggi al Valli guidando la nuova Ferrari. Dopo il caos trasporti pubblici per l'inizio della scuola, a Luzzare i pendolari hanno incontrato i sindaci della Bassa per manifestare tutta la loro rabbia sulle condizioni delle ferrovie. Un gruppo di povigliesi ha denunciato alla procura un promotore finanziario di 46 anni che avrebbe fatto sparire tutti i loro risparmi. Si parla di 1,5 milioni di euro. Lui si difende, gli investimenti sono andati male. Parmigiano Reggiano e Lambrusco nella cura dei cardiopatici. Importanti scoperte scientifiche nella cura del cuore. Se ne parlerà in un convegno nazionale organizzato dal Centro Cuore e Salute a Reggio dal 22 al 24 settembre. È arrivata terza a Montecatini per il concorso di Miss Italia. Sara Baderna, eletta Miss Emilia Reggio. Emozione e soddisfazione per il voto dei reggiani che l'hanno eletta. Ancora uno scippo, ancora una volta la collana al collo di una signora. Questa volta però per il ladro è andata male. La vittima, una 60enne reggiana, ha reagito. Il malvivente non è riuscito a strapparle la collana di dosso. L'episodio ieri sera in via Vivaldi a Reggio. E adesso torniamo a Guastalla, la festa per la pallacanestro locale si è trasformata in un confronto anche molto polemico sulla palestra che non c'è, rinnovato l'invito affinché diventi realtà. Sentiamo. 25 anni fa, nel settembre 1986, nasceva la pallacanestro Guastalla che univa le due società fino ad allora rivali della cittadina. E domenica si è festeggiato il compleanno numero 25 nel cortile di Palazzo Ducale a Guastalla, dove si sono radunati atleti, capitani, presidenti, dirigenti, consiglieri e allenatori di quell'epoca e fino ai giorni nostri, con la società rossoblù che ha voluto festeggiare anche la promozione in Serie C che disputerà in questa stagione. Doveva e poteva essere un'occasione di festa pura, di amarcord, di felici ritorni a Guastalla, ma ci si è messo di mezzo anche la polemica della palestra regolamentare che non c'è e che costringe le squadre maggiori a emigrare in altri paesi per trovare spazi per le gare di campionato. E quando il vice sindaco Vincenzo Iafrate ha risentito al microfono il solito ritornello sull'inconcepibile assenza della palestra regolamentare, è sbottato e ha chiesto il diritto di replica. Iafrate ha rabbentato a chi accusa la giunta di centrodestra che l'attuale amministrazione è arrivata solo poco più di 2 anni fa, in piena crisi economica globale, mentre il problema palestra risale a diversi anni prima. Perché, ha chiesto Iafrate, le precedenti giunte di centrosinistra non hanno risolto la situazione quando le finanze erano ben più disponibili di adesso? E ha rispedito al mittente ogni accusa, in particolare quella dell'ex presidente ed ex amministratore Fabrizio Zini, più tagliente di altri nel suo intervento critica. È stato comunque garantito il massimo impegno per arrivare ad avere finalmente una palestra regolamentare a Guastalla. Ma ognuno, comune, mondo sportivo e cittadini, deve fare la sua parte. Poi finalmente la festa del compleanno è proseguita con tutte le premiazioni, gli abbracci, la consegna delle targhe ricordo, fino al ricco buffet che il Forno Gonda ha allestito a palazzo per tutti i numerosi presenti. Ancora la notizia di un lutto: è scomparso all'età di 87 anni il partigiano Sergio Campioli di Cavriago. Operò in guerra durante la liberazione nella 144esima Garibaldi, tenendo i collegamenti con la montagna, Cervarolo e Ligunchio in particolare. I funerali domani pomeriggio, ritrovo in piazza Cavriago alle 15:30. È stato a una Miss Italia da Montecatini che certo non ha brillato per gli ascolti, ma a Reggio c'è stata soddisfazione perché la terza classificata, forse non tutti lo sanno, ma era stata eletta Miss Emilia proprio a Reggio. Sentiamo. Io spero vivamente che mi votino e comunque mi seguano a Miss Italia. E gli emiliani, reggiani compresi, l'hanno votata, talmente tanto che alla finalissima di Miss Italia, Notte Fonda, è rimasta in gara fino all'ultimo, arrivando poi terza.
Un grande risultato per Sara Baderna, piacentina di 19 anni di Castellarquato, che il 20 agosto scorso proprio a Reggio aveva vinto la fascia di Miss Emilia, che le ha permesso di ottenere il numero 8, valido per la fase più importante del concorso di bellezza più famoso della penisola. La vittoria è andata alla calabrese Stefania Bivone, ma per la rappresentante della nostra regione è stato comunque un successo enorme. E pensare che Sara era stata eliminata in un primo momento per poi essere ripescata tra le 6 super finaliste. A Reggio, sul palcoscenico allestito a fine agosto ai Petali, Sara Baderna era arrivata all'ultima fase insieme a Miss Reggio, Federica Giuliano, pure lei partita per Montecatini Terme, ma fermatasi alle prefinali nazionali. Sara invece ha proseguito e ha portato fino in fondo l'onore della bellezza emiliana. Non succedeva da qualche tempo, da quando un'altra bionda permense, ma di origine reggiana, Benedetta Mazza, era arrivata tra le prime 6 3 anni fa. Sara è studentessa, ha una grande passione per le arti marziali e cintura nera di karate e per sua definizione è determinata, solare e testarda. Pubblicità, ci troviamo tra poco con le previsioni del tempo. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da l'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e provincia. Per domani previsto bel tempo, cielo sereno sia al mattino che al pomeriggio, tornano a salire le temperature che saranno comprese tra 13 e 27 gradi. Adesso siamo in chiusura, rivediamo i nostri titoli. Gli industriali reggiani a confronto sul futuro dell'economia. Ha consegnato il premio Meccatronica e ha rivolto l'invito a continuare a scommettere sul futuro Luca Cordero di Montezemolo, arrivato oggi al Valli guidando la nuova Ferrari. Dopo il caos trasporti pubblici per l'inizio della scuola, a Luzzare i pendolari hanno incontrato i sindaci della Bassa per manifestare tutta la loro rabbia sulle condizioni delle ferrovie. Un gruppo di povigliesi ha denunciato alla procura un promotore finanziario di 46 anni che avrebbe fatto sparire tutti i loro risparmi. Si parla di 1,5 milioni di euro. Lui si difende, gli investimenti sono andati male. Parmigiano Reggiano e Lambrusco nella cura dei cardiopatici. Importanti scoperte scientifiche nella cura del cuore. Se ne parlerà in un convegno nazionale organizzato dal Centro Cuore e Salute a Reggio dal 22 al 24 settembre. È arrivata terza a Montecatini per il concorso di Miss Italia. Sara Baderna eletta Miss Emilia Reggio. Emozione e soddisfazione per il voto dei reggiani che l'hanno eletta. È tutto, ci fermiamo qui. Grazie dell'attenzione. Arrivederci alle prossime edizioni.